per essere intervenuti così numerosi per parlare di scuola. Parliamo di scuole innovative, il progetto Abruzzo 3.0, come potete vedere dal titolo alle mie spalle, un progetto importante che si articola in una serie di punti, che quelli che andremo appunto a conoscere meglio oggi durante questo nostro lavoro. Lo faremo alla presenza del sottosegretario Davide Faraone, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione e Ricerca Scientifica. Dice il vero ministro, dice il presidente D'Alfonso, vi invito anche a salutare il presidente Luciano D'Alfonso con un applauso. Ringraziamo naturalmente le scuole che sono presenti qui oggi all'Aurum in maniera massiccia, i dirigenti scolastici, l'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo con il professor Pellecchia. E ringraziamo anche i comuni che sono presenti con tanti sindaci, perché i comuni sono stati importanti per redigere delle schede che sono state immesse così in un dossier per la valutazione dello stato di salute delle scuole sul territorio. Questo dossier verrà consegnato poi al sottosegretario alla fine dei nostri lavori. Ringraziamo anche le università che sono presenti, vedo i due rettori di Teramo, Luciano D'Amico e di Chieti, Carmine Dilio, ed è anche presente l'Università dell'Aquila con un proprio delegato. Cambia la policy, la politica governativa per quanto riguarda le scuole. Questo andremo a fare noi oggi pomeriggio durante questo nostro incontro. Cambia con due passaggi importanti. Verrà siglato infatti un patto per le scuole innovative, un accordo vero e proprio che riguarda una strategia regionale che viene condivisa tra i vari soggetti che collaborano al quel grande pianeta che è quello della scuola, dall'edilizia, quindi dall'hardware, al software, a quello che si mette all'interno della scuola naturalmente. E poi verrà presentato anche un particolare consiglio regionale, si chiama il Consiglio regionale per l'educazione permanente, composto da 65 delegati, sono dirigenti scolastici o persone che a vario titolo lavorano nel mondo della scuola, e questo consiglio verrà presentato ufficialmente proprio oggi pomeriggio, perché comincia la piena operatività proprio a tutti gli effetti. Sono argomenti importanti che la Regione ha voluto siglare per quanto riguarda la presenza ancora maggiore nel mondo della scuola. Vedete anche naturalmente la massiccia presenza di assessori regionali qui sul palco, Andrea Gerosolimo, Donato Di Matteo e Marinella Sclocco. E c'è anche naturalmente il presidente D'Alfonso, che invito per un intervento, che è un saluto istituzionale. No, dopo? Perfetto, allora sentiamo. Allora, il Presidente ha voluto stravolgere subito la scaletta. Allora, il primo saluto io direi di darlo a Donato Di Matteo, perché l'assessore Donato Di Matteo ha la delega ai lavori pubblici ed è una delega importante per quanto riguarda il mondo della scuola, perché ci sono, cosa che interessa, consistenti finanziamenti. Donato. Intanto volevo salutare tutti quanti, che sono numerosissimi, segno che la questione della scuola è all'ordine del giorno degli interessi e degli istituti, degli enti locali e della Regione Abruzzo. Va detto che col governo Renzi si è introdotto un meccanismo di grande attenzione alle questioni della scuola, e anche il governo regionale, con gli assessori qui presenti, anche gli altri, il presidente D'Alfonso, ha svolto un grande impegno nella direzione di realizzare iniziative serie dal punto di vista dell'edilizia scolastica. Io con questa delega, in questi mesi, abbiamo sviluppato insieme alla Giunta regionale e al presidente un lavoro molto significativo. Che cosa è stato fatto? È stato fatto molto nel campo del rendere le scuole sicure dal punto di vista della sismicità, dal punto di vista della sicurezza, anche belle dal punto di vista dell'estetica, delle strutture che molto spesso erano trascurate. Il decreto del fare, che ha portato in Abruzzo 27 milioni di euro dati direttamente con una graduatoria fatta dal Ministero, direttamente dal Governo e quindi dal Ministero. Ci
c'è stato il finanziamento del Parfas che ha portato 26 milioni di euro che noi abbiamo stanziato per le scuole. C'è poi l'ultimo contributo, quello del MIUR, che è diviso in 3 anni e per ogni anno, già il 2015 è stato assegnato con graduatorie aperte per importi circa 26 milioni di euro. Il 2016 ci aveva arrivato la lettera, per cui noi procederemo c'è l'ulteriore bando per la graduatoria per il 2016 che porterà sicuramente altre risorse, circa 26 milioni di euro, e altre 26 prevediamo nel 2017. C'è poi da dire che c'è l'ultimo contributo, quello della scuola, la buona scuola. Su questo ci sono delle iniziative importanti che sono legate, che vanno oltre il ragionamento della sicurezza delle scuole, che è un dato oramai su cui si sta facendo un grande lavoro, e va nella direzione di costruire delle ipotesi aggregative di scuole e delle ipotesi che mettano insieme i percorsi delle scuole medie superiori e anche inferiori con le università e quello che c'è di nuovo, tipo le ITS, che servono a far sì che il percorso formativo scolastico sia indirizzato in maniera efficace a quelle che sono le nuove frontiere delle offerte del lavoro. In Abruzzo c'è un grande movimento che riguarda il territorio, il turismo e l'agroalimentare, per cui c'è un progetto, il Biocampus, che tiene insieme la struttura dell'Università dell'Aquila con quella di Chieti e con quella di Teramo, per la parte dell'agraria a Teramo, per la parte delle scienze dell'alimentazione a Chieti e per la parte della biologica e dell'ambientale per quanto riguarda l'Aquila. Insieme alla provincia di Pescara si è individuato un'area su cui si svilupperà la proposta più importante, oltre all'altra proposta che poi in breve vi dirò, che riguarda ho capito il presidente già sta a fare che mi devo fermare, però due cose fatemi finire a dire, perché se no praticamente non mi capita mai di poter parlare con la parola, non la lascio tanto facilmente. E allora volevo dire, per quanto riguarda questa faccenda del Biocampus, che va proprio nella direzione di strutturare un percorso formativo anche in ragione delle opportunità poi c'è il problema delle aree interne che tratterà il mio collega, ma su cui va fatta una riflessione, perché in quelle aree bisogna costruire delle scuole che abbiano un numero di abitanti scolastici adeguati, quindi i numeri siano adeguati, e che siano strutturate in maniera da essere formative, per non depauperare queste regioni, queste aree dell'interno. Nel passato sono state date sempre contributi a tutti i comuni, anche per quelle scuole che erano in fase di chiusura. Oggi bisogna cercare di economizzare nella direzione di rendere le scuole migliori all'interno delle aree del... Io chiudo ringraziando il governo per quello che ha fatto e ringraziando anche tutto ciò che è stato fatto per le scuole. Qui vedo il dottor Esposito, per quanto riguarda le scuole per le aree terremotate, anche lì è stato fatto un grande lavoro, complimenti, fior di milioni che sono arrivati per far sì che non si verificano più, che ci siano delle scuole fatiscenti, grandi risorse che sono arrivate anche da questo tipo di finanziamento. Grazie all'assessore Donato Di Matteo. Si faceva riferimento al ruolo delle aree interne. Gerosolimo, la sua è una delega particolare in questo senso. Grazie, io intanto saluto affettuosamente tutti i presenti e saluto e ringrazio il sottosegretario, la cui presenza ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, testimonia la vicinanza del governo nazionale a questa regione, alla particolare attenzione che il governo regionale sta mettendo sulla nostra regione. Il master plan su tutti ne è l'esempio, e la delega che
ricopro oggi, quella delle aree interne, è una delega molto particolare. Io ho terminato una riunione un quarto d'ora fa con dei sindaci straordinari, che sono i sindaci del Basso Sangro-Trigno e che rappresentano la prima area interna che è partita, l'area prototipo. Fa bene il Presidente ad applaudire, perché hanno fatto un lavoro straordinario. Io li prenderei come esempio su tutte le altre aree interne della nostra regione. Dicevo che questa delega mi ha portato a toccare con mano quelli che sono i problemi che poi vivo anche io nella realtà, perché anche io vivo in una zona che è considerata una zona interna, e problemi che sono vissuti ogni giorno dai residenti di quelle parti. Io, Presidente, continuo a dirti che la nostra regione è divisa in due: una parte che è rappresentata dal pescarese e dall'area metropolitana, che viaggia ad una velocità altissima; il resto dell'Abruzzo, che rappresenta l'85% del territorio, viaggia ad una velocità sicuramente ridotta rispetto all'Interland pescarese. Noi dobbiamo fare in modo nei prossimi anni che l'Abruzzo torni a viaggiare ad una sola velocità. La strategia di intervento tracciata dall'allora ministro Barca va proprio in questo senso. Attraverso quella strategia si interviene su due linee di intervento. La prima, che è quella che attiene ai servizi che oggi vengono chiamati servizi di cittadinanza, che sono sanità, la salute, le scuole e i trasporti. E la seconda linea di intervento è quella che attiene allo sviluppo socio-economico di un territorio. Ecco, noi dobbiamo fare in modo di mettere in cammino, per usare un termine tanto caro al mio Presidente, una strategia che faccia sì che queste aree tornino ad essere innanzitutto popolate come una volta, perché subiscono uno spopolamento che fa paura. A me prima i sindaci del Basso Sangro-Trigno, che sono 33, mi hanno comunicato che in due anni hanno perso qualcosa come 1300 residenti. È un dato che noi non ci possiamo più permettere, perché se continuiamo così quelle zone diventano la zavorra della nostra regione. Invece io sono convinto che quelle zone debbano diventare nei prossimi anni il motore della nostra regione. Dicevo che uno dei tre servizi a cui fa riferimento la strategia di intervento di Barca è proprio quello della scuola. Noi dobbiamo fare in modo che non ci siano più bambini, ragazzi, che per andare a scuola si alzino la mattina alle 5, prendano il pullman alle 6 e tornino a casa alle 5 di pomeriggio. Cioè parliamo di 12 ore fuori casa. Secondo me quei ragazzi non sono neanche posti nelle condizioni di studiare come si deve. Dobbiamo avvicinare la scuola a quei ragazzi. Io sono di Sulmona, vivo un paesino vicino Sulmona che si chiama Prezza. In quel paese esiste una scuola elementare con una pluriclass che va dalla prima alla quinta elementare. Costringono me e i miei figli ogni anno ad essere iscritti per mantenere il numero minimo. Dobbiamo mettere in campo una politica per la quale i sindaci in primis e poi tutti i cittadini capiscano che non ha più alcun senso tenere aperte quelle scuole, perché a mio giudizio si fa solo danno alla collettività del futuro. In questo senso io ho avviato una serie di incontri su tutti i territori interni, principalmente con i sindaci, gli 88 sindaci delle quattro aree interne individuate, e sto cercando di diffondere un messaggio che è quello della, diciamo, dell'associazionismo stabile, che poi è un prerequisito della strategia di Barca. Questo va fatto anche sull'istruzione e sulle scuole.
è inutile tenere in piedi scuole con pluriclassi, secondo me dobbiamo andare verso plessi unici, plessi che permettano a 4, 5, 6, 7, 8 comuni di stare insieme e di offrire una formazione sicuramente diversa rispetto a quella che è stata offerta. Secondo me siamo sulla buona strada perché il governo nazionale ci sta mettendo in quelle condizioni. Luciano D'Alfonso, con una delega specifica, dà seguito a quella che è una volontà, secondo me, di tutti. Siamo sulla buona strada, andiamo avanti perché questa è la volta buona. Grazie assessore Andrea Gerosolimo anche per aver tracciato questo quadro particolare delle zone interne con necessità davvero di innovazione. Mariella Sclocco, tu hai la delega alle... Sì, lei è il ministro, come dice Luciano, il ministro abruzzese della scuola, quindi a te la parola. Grazie, voglio incentrare il mio intervento su quello che prevalentemente la mia attività. L'assessore Donato Di Matteo si occupa di lavori pubblici, quindi di strutture, e sa quanto è importante fare scuole belle, soprattutto perché i ragazzi devono capire che c'è una comunità che si preoccupa di loro e della loro comodità all'interno delle scuole. L'assessore Gerosonimo si occupa della riconnessione delle scuole, perché è giusto che, come ha detto lui benissimo, che ragazzi che non abitano in città possano essere agevolmente portati e possano andare con facilità nelle proprie scuole. Io mi occupo di quello che c'è, che significa fare innovazione all'interno delle scuole con i ragazzi, e approfitto di questa bellissima assemblea per iniziando il mio intervento di fare memoria di uno dei più grandi pedagogisti abruzzesi, che è stato un pedagogista, bravo presidente, che è stato un pedagogista importantissimo per tutta la nazione, un pedagogista nato a Pescara nel 1916, quest'anno è l'anniversario dei 100 anni dalla nascita, ed è Raffaele La Porta. Lo voglio ricordare qui perché davanti a tutti questi educatori e davanti alle istituzioni mi sembrava assolutamente doveroso. Perché La Porta? Perché La Porta, al centro della sua pedagogia, mette al centro l'alunno, e in un suo libro L'assoluto pedagogico ha messo al centro di qualsiasi innovazione la libertà degli studenti. Lui dice che non esiste solo la libertà di insegnamento, di cui tanto si parla, ma esiste anche la libertà di apprendimento. Questa libertà impone ad ogni tipo di scuola di essere assolutamente inclusiva, perché è importante anche la comunità coesa, dove alunno e docente lavorano insieme in una situazione di uguaglianza, garantendo in questo modo il successo sociale di tutti, indipendentemente dalla propria classe di appartenenza. Quindi la scuola deve essere un luogo in cui docente e alunno si incontrano superano le differenze di appartenenza. Secondo La Porta, l'innovazione scolastica consisteva proprio in questa capacità della scuola di promuovere la libertà dello studente. E mi permetto di citare proprio una parte di questo assoluto pedagogico che dice questo: l'educazione è dunque assicurare che nel rapporto interpersonale ogni persona venga protetta, a prescindere del luogo di nascita, a prescindere dal, insomma, quanto di più innovativo c'è oggi in questa complessità che ci troviamo all'interno delle nostre città e delle nostre comunità. Il rapporto educativo è un tipico rapporto tra disuguali che devono divenire uguali, dunque deve essere una pratica costante dell'uguaglianza. Insegnare intellettualmente l'uguaglianza attraverso messaggi verbali è inutile, diceva Raffaele La Porta, occorre farla vivere. E voglio partire
con questo perché questo è un po' quello che guida le azioni del nostro governo, della nostra giunta e del mio assessorato. Che cosa abbiamo cercato di fare? Come stiamo aiutando le scuole, quindi nel loro interno, con il lavoro degli insegnanti e dei bravi direttori didattici con i quali mi trovo a lavorare ogni giorno in questo anno e mezzo. Il primo progetto che abbiamo portato avanti con le scuole si chiama Digit School, riguarda il digitale. Siamo riusciti a formare con meno di 1 milione di euro 26 insegnanti che sono stati ambassador nelle loro scuole di nuove tecnologie di informatica, un po' anche, come dire, anticipando l'animatore digitale, che è la figura di cui il MIUR si sta occupando in questi giorni. Noi crediamo che la didattica digitale sia importante perché il mondo esterno sta andando avanti, il digitale corre veloce ed è importante che i ragazzi siano al passo ed è importante che i formatori siano al passo. Grazie a questo progetto abbiamo garantito la formazione di 600 insegnanti. Il secondo progetto che abbiamo portato avanti con più di 1 milione di euro è Scuole Aperte e Menti Aperte. Nello stesso anno, nell'anno scorso, le scuole abruzzesi hanno anticipato i contenuti della legge La Buona Scuola, perché oltre 2/3 delle istituzioni scolastiche hanno attuato progetti di apertura quotidiana. Abbiamo detto alle scuole: vi diamo dei fondi, aprite il pomeriggio e dite ai ragazzi e lavorate con i ragazzi su temi extracurriculari. Devo dire che le scuole si sono scatenate, hanno fatto progetti innovativi, straordinari, e li ringrazio davvero. E questa per noi è stata un po' la prova generale in Abruzzo di quella che oggi è la legge 107, che è una legge sull'inclusione sociale all'interno delle scuole. Altra innovazione in Abruzzo, gli ITS e i poli che stiamo cercando di formare. Con il Fondo Sociale Europeo daremo una grande mano agli ITS. Abbiamo esperienze in Abruzzo di eccellenza, che sono esperienze di eccellenza per l'Italia. Penso per esempio al polo dell'automotive e della meccatronica di Lanciano, che rappresenta per noi ma anche per l'Italia un importante centro di formazione di figure specializzate richieste in Val di Sangro. E vorrei fare, vista la presenza, approfitto, anche se so che il sottosegretario Faraone Toccafondi è colui che si occupa in maniera particolare dell'ITS, ma il sottosegretario Faraone, quindi lasciamolo stare. allora chiedo anche a lei. Sappiamo che c'è, come dire, una volontà di non formare altri ITS all'interno delle regioni. Noi qui abbiamo l'esigenza di far sì che nasca prima un polo e poi un ITS sul trasporto. Abbiamo l'interesse e l'attenzione di tantissime aziende nazionali ed internazionali sull'ITS trasporti, e quindi chiedo di portare al Ministero questa grande esigenza dell'Abruzzo e questa grande volontà anche politica, oltre che assolutamente dei ragazzi e delle scuole. Inoltre, rispetto all'innovazione, abbiamo anche lavorato sulla disabilità. Io so che onorevole Faraone, lei è molto sensibile sul tema della disabilità, ha una passione, come dire, è una sensibilità rara su questo tema. All'interno delle scuole abbiamo, grazie ad un progetto appunto all'interno di Scuole Aperte ed Inclusive, abbiamo dato l'opportunità di avere dei consulenti sui DSA. Abbiamo anche, grazie all'assessore Di Matteo, da poco approvato una legge sui disturbi specifici di apprendimento e ci stiamo ad attuarla. Abbiamo anche finanziato progetti di transizione al lavoro di studenti con disabilità, proprio a partire dalla formazione scolastica, e per la prima volta dopo 20 anni in Abruzzo abbiamo permesso, cambiando le regole del tirocinio, che anche i disabili potessero partecipare ai progetti di tirocinio. Per 20 anni i tirocini sono andati avanti senza che i disabili potessero partecipare, e questa è, sì, lo sapete, ma mi appassiona questo argomento, è una cosa drammatica. Quindi, come dire, tante cose in campo. Domani un'altra innovazione sperimenteremo. Domani sarò a Gioia De Marzi insieme al sindaco di Gioia, di Lecce e di Ortucchio, attuare un progetto di innovazione didattica, la natura come aula di apprendimento.
appunto. Noi abbiamo dei parchi meravigliosi, c'è una scienza che dice che l'apprendimento attraverso la natura e i boschi è un apprendimento che va al di là dell'apprendimento nozionistico, ma forma i ragazzi anche all'impegno civile e alla responsabilità sociale. Inizieremo nella nostra università, perché se l'Abruzzo è la regione dei parchi, per noi i parchi sono l'università a questo punto, inizieremo anche questo progetto assolutamente innovativo. Quindi stiamo tutti quanti lavorando, a volte con grandi difficoltà, ma sicuramente con grande entusiasmo. Grazie per la sua presenza. Grazie Mariella anche per aver illustrato soprattutto l'ultimo aspetto interessante, quello dell'aula aperta nei parchi. Quello veramente sarà un progetto innovativo, come sono innovativi gli altri progetti che la scuola abruzzese sta portando avanti. E facciamo adesso il quadro un po' più completo della situazione con il direttore dell'ufficio scolastico regionale, il professor Ernesto Bellecchia. Prego. Sicuramente, grazie. Nella limitatezza del tempo a disposizione, ovviamente, 8 minuti, Roberto, è un'impresa abbastanza ardua. Io devo innanzitutto ringraziare il Presidente D'Alfonso per questa iniziativa che noi auspicavamo ci potesse essere da tanto tempo. Ecco. Riteniamo che sia indispensabile, vista anche la complessità delle problematiche con le quali ci dobbiamo rapportare, che ci sia una sinergia forte a livello interistituzionale. E è chiaro che la Regione, rispetto alle competenze che la Regione ha e quelle che sono le competenze del Ministero Statale, è un interlocutore privilegiato. Quindi siamo grati, lieti di questo, di questa, diciamo, iniziativa della Regione Abruzzo, del Presidente D'Alfonso, che ci consente al mondo della scuola di far sentire la propria voce. Ecco, questa è una cosa estremamente importante in un particolare settore, qual è appunto quello dell'edilizia scolastica. Ecco, noi quindi aderiamo con vero piacere, volentieri, condividiamo gli obiettivi, le strategie che sono state esplicitate nel patto interistituzionale che andremo a sottoscrivere al termine di questo incontro. Siamo disponibili, siamo disposti ad impegnarci a fondo, perché le dichiarazioni di intenti che noi, ripeto, condividiamo in pieno, contenute in questo patto che noi andremo a sottoscrivere, possano quanto prima sostanziarsi in azioni concrete. Ecco, per quanto riguarda lo specifico ambito di cui noi stiamo ragionando, edilizia scolastica e problematiche correlate, ecco, noi siamo, dal nostro osservatorio, che è un osservatorio ritengo, posso dire, privilegiato, possiamo sostenere con estrema serenità che, se è vero che da un lato il sistema soffre di una carenza, di una insufficienza di risorse finanziarie, possiamo dire con altrettanta tranquillità, serenità d'animo, che spesso assistiamo ad un non puntuale e corretto utilizzo delle risorse finanziarie. Quindi ecco, è importante, visto che è un diritto della comunità territoriale, delle comunità territoriali, della comunità scolastica, poter svolgere il servizio scolastico in ambienti, in contesti e quindi in strutture scolastiche sicure, funzionali, efficienti e anche innovative. Ecco, noi auspichiamo che quanto prima, diciamo, questo progetto, ecco, questa collaborazione si possa sostanziare in azioni concrete. Devo dare atto con piacere dell'ottimo lavoro, è stato accennato poc'anzi, che sta svolgendo l'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere, se non sbaglio. Un piano di interventi straordinario che a regime interesserà circa 200 scuole della regione, se non erro, ed in particolare, ecco, devo sottolineare un importante protocollo d'intesa che abbiamo scritto a fine novembre tra Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Speciale per la Ricostruzione e l'INDIRE, per individuare delle soluzioni a livello progettuale che possono facilitare, possono, diciamo, consentire una più facile introduzione, un più facile utilizzo nelle scuole stesse delle tecnologie informatiche della comunicazione. Quindi ecco, stiamo lavorando, quindi si sta lavorando in regione ai diversi livelli, sia ad un buon livello quantitativo ma anche a livello qualitativo. Inoltre, ecco, volevo
fare un cenno ad un importante progetto che noi stiamo sviluppando in regione, che attiene l'introduzione delle tecnologie digitali nella scuola. Questo ci ha consentito, questo progetto, di conoscere meglio la realtà scolastica dal punto di vista dell'utilizzo delle tecnologie informatiche. Ecco, quindi a questo proposito noi auspichiamo che da parte della regione, da parte degli enti preposti, ci possa essere, come dire, un contributo di risorse finanziarie principalmente finalizzato, destinato alla copertura, alla banda larga, alla connessione di rete, ecco, perché su questo aspetto siamo parecchio carenti. Quello che posso doverosamente riportare in questa sede, lo faccio veramente con piacere, è l'ampia presenza di rappresentanti delle scuole, ne è una dimostrazione in questo campo, è l'altissimo livello di motivazione, di interesse che io registro quotidianamente nelle scuole della Regione Abruzzo. Quindi ecco, è un nostro dovere morale più che giuridico fare di tutto il possibile per far crescere la scuola abruzzese. Ecco, quindi questo è un nostro obiettivo. Per quanto riguarda, volevo chiudere insomma, con un riferimento alle aree interne, mi riferisco all'intervento dell'assessore. In una regione come l'Abruzzo, le cui peculiarità orografiche sono note, questo problema, questo aspetto delle aree interne diventa nevralgico. Ecco, è intenzione dell'Ufficio Scolastico Regionale, ma già da qualche tempo, però non abbiamo avuto ancora tempo e modo per affrontarlo in pieno, avviare un confronto con i rappresentanti degli enti territoriali per cercare attimino di trovare dei punti di convergenza sui livelli ottimali di erogazione del servizio scolastico nelle aree interne. Questo è un obiettivo, credo, comune, un obiettivo che ci accomuna, perché se da un lato non è ammissibile che le aree interne continuano a spopolarsi, al tempo stesso non possiamo consentire che il servizio scolastico, che è un servizio essenziale, si possa svolgere in condizioni, diciamo, non ottimali, e mi riferisco alla presenza delle pluriclassi. Pluriclassi che in regione è un fenomeno abbastanza alto dal punto di vista quantitativo, soprattutto nel segmento della scuola dell'obbligo e della scuola primaria. Solo nella scuola primaria registriamo, autorizziamo circa più di 100 pluriclassi nella regione dello Scala. Quindi ben venga questo confronto, noi lo desideriamo, lo auspichiamo e dobbiamo incominciare subito, perché già dal prossimo anno possiamo, come dire, intervenire su queste situazioni per cercare insieme di trovare delle soluzioni intelligenti, perché la scuola, soprattutto, dico una cosa scontata ma ci tengo a sottolinearla, la scuola soprattutto nelle aree interne può essere un fattore di valorizzazione del territorio, di crescita del territorio, però questo è vero nella misura in cui la scuola sia in grado di, sia messa nelle condizioni di poter assolvere a questo servizio nel modo più ottimale possibile, e questo è un nostro dovere primario. Quindi ecco, raccolgo appieno questo invito e quanto prima ci incontriamo per un altro aspetto molto importante di cui dobbiamo tener conto, una leva che possiamo utilizzare per quanto riguarda sempre le aree interne, dico, se continuo a dire cose scontate soprattutto per i addetti ai lavori, sono i centri didattici, i centri scolastici digitali che possiamo, diciamo, avviare nelle aree, diciamo, interne più fortemente svantaggiate dal punto di vista orografico. Quindi, diciamo, gli strumenti ci sono, bisogna, come dire, freddamente valutare i problemi e trovare le soluzioni adeguate nell'interesse del servizio scolastico, nell'interesse dei giovani, nell'interesse della scuola. Grazie. Grazie al professor Pellecchia per aver tracciato il quadro, diciamo così, dello stato di salute, quadro sommario, certo, delle scuole in Abruzzo. Anche se lei ha dato un dato interessante durante l'intervista, dicendo che l'Abruzzo è in linea, diciamo così, con la media nazionale per quanto riguarda anche la dotazione tecnologica. Questo credo sia un passaggio importante. Allora, adesso invito il presidente D'Alfonso, il sottosegretario, a rimanere sul palco. Però devono salire, quindi devono venire un attimo i presidenti delle province, li invito a salire sul palco. Una volta? Come volete, va bene. Allora cominciamo col padrone di casa,
Antonio Di Marco, che è il presidente della provincia di Pescara, padrone di casa, siamo a Pescara in questo senso, quindi io volevo fare un talk show con voi, invece non me lo consentite, presidente, non mi capita avere quattro presidenti tutti assieme qua, quindi va bene. Grazie Germano, buonasera a tutti. Saluto intanto i dirigenti scolastici, i presidi e soprattutto coloro che insegnano nelle scuole che noi rappresentiamo, che aiutano ogni giorno la nostra comunità a crescere culturalmente. Salutiamo chiaramente il sottosegretario e la giunta regionale e il presidente che ha voluto questa iniziativa. Facciamo un saluto noi ad Antonio che ha avuto il potere. Grazie per questa... Grazie a voi, ma la cosa che voglio dire al sottosegretario, perché a me piace essere abbastanza diretto, noi da un anno circa siamo i legali rappresentanti delle scuole della regione Abruzzo, perché siamo i responsabili, come dire, in prima linea, e in un anno non ci siamo fatti mancare nulla nelle scuole della regione Abruzzo. Ogni tanto è capitato di assistere a dei crolli, a delle difficoltà anche rispetto al sostenimento dei costi del riscaldamento, perché i ragazzi giustamente hanno manifestato, ma non come si manifestava anni addietro, cioè pur avendo il riscaldamento si manifestava perché si diceva che faceva freddo, difatti perché fa freddo in alcune scuole della provincia di Pescara. Noi in un anno abbiamo avuto anche la difficoltà estrema di consentire a un istituto, che è quello dell'alberghiero di Pescara, di poter esercitare l'attività di laboratorio nella propria sede. Noi quindi abbiamo avuto delle difficoltà tali dove la stampa, l'opinione pubblica e soprattutto anche i nostri colleghi sindaci che noi rappresentiamo non capivano fino in fondo perché noi non riuscivamo fino a portare, diciamo, a termine le soluzioni attese dalla scuola e non solo. Un anno fa c'è stato il ministro Giannini, io in quella occasione non andai a incontrarla come protesta fatta perché non venne nel palazzo della provincia ma andò direttamente nel plesso di proprietà della provincia che è l'alberghiero senza passare, diciamo, per il legale rappresentante dell'ente. Glielo dissi al ministro e non partecipai al banchetto che ci fu in quella occasione. Noi domani mattina avremo modo di fare colazione insieme alle 8 domani mattina e lo faremo appunto nell'istituto alberghiero. Io lì ci sarò, ma ci sarò perché ho capito e ho visto qual è il suo impegno in questo anno di attività e so che lei riesce a metterci cuore, passione, ma soprattutto determinazione nelle soluzioni che noi ci aspettiamo. Noi abbiamo da fare parecchia manutenzione delle scuole. La provincia di Pescara segnala alla regione una cifra pari a 54 milioni di euro se solo pensiamo alla messa in sicurezza di tutte le scuole in termini di certificazioni, di sicurezza, di messa in sicurezza anche di, come dire, di soffitti, di plafond, di quelle precarie condizioni in cui i nostri alunni sono costretti a esercitare l'attività scolastica. Io non aggiungo altro, sappiamo che il governo ha fatto tanto e vuole fare tantissimo, siamo d'accordo sulle nuove scuole, quelle, diciamo, di cui parlava l'assessore Di Matteo, però noi dobbiamo poter consentire a tutti di essere nelle scuole con sicurezza, entrare e uscire ogni giorno nella massima sicurezza. Io non aggiungo altro, le dico soltanto che abbiamo molta fiducia in quello che lei sta portando avanti all'interno del governo, quindi buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie al presidente Di Marco. Renzo Di Sabatino, il presidente della provincia di Teramo, in realtà adesso si chiameranno enti d'area vasta, però comunque mantengono una forte competenza sulle scuole. Sorvolo sui saluti per guadagnare tempo. Antonio ha lavorato di Clava, io di Fioretto. Io dico che abbiamo una grande opportunità e di questo ringrazio veramente il governo e le leggi sulla scuola, in particolare la buona scuola. È una grande opportunità perché non c'è soltanto una nuova normativa che ci dice quanti soldi ci sono, quello che possiamo fare. È una buona cosa per due ragioni principali. La prima è perché finalmente mette davvero al centro la scuola, cosa che nei governi passati questo non è successo. La seconda perché c'è una finalità.
La finalità di questa grande riforma, che credo sia stata un po' mutuata o comunque discussa con Renzo Piano e il suo gruppo di lavoro, è quello di avere finalmente delle scuole che non facciano soltanto istruzione, ma che siano luoghi di socializzazione e di ricucitura anche urbane. L'attenzione che c'è nelle periferie, qui si parla di aree interne, ma l'attenzione che c'è nelle periferie, sulle periferie, per quanto riguarda i nuovi istituti scolastici è davvero meritoria, perché noi abbiamo spesso dei centri in cui oggi l'unico vero momento di aggregazione pubblica è la scuola. E allora poter pensare a nuovi istituti scolastici dove non si fa soltanto istruzione, ma siano anche luoghi di aggregazione sociale, siano anche luoghi che vivono nel pomeriggio e magari anche la sera, luoghi di avvenimenti, luoghi di eventi, è una grande scommessa che noi dobbiamo cogliere con i nostri progetti. I progetti delle nostre scuole, delle nuove scuole, dovranno essere questo, dovranno essere una cosa diversa rispetto al passato. Io penso che come province abbiamo un compito, come comuni ne abbiamo anche altri, ma quello più grande è quello di presentare dei progetti che vadano diritti verso questa nuova visione della scuola. La provincia di Teramo sicuramente ha delle difficoltà, come hanno difficoltà tutte le altre province italiane. Noi abbiamo appreso con soddisfazione che la regione ha inserito per esempio un nuovo polo in un'area proprio periferica, che è quella di Colle d'Ara, e come risposta, perché ci siamo credo fatti trovare pronti, abbiamo accorpato gli istituti scolastici che lì soffrivano, proprio in vista anche di questo nuovo polo che è stato individuato dalla regione. Con questa convenzione, con questo protocollo che andremo a firmare, noi chiediamo, oltre ovviamente alla manutenzione e al rifacimento delle scuole, da questo punto di vista io non posso che ringraziare l'ufficio della ricostruzione, in quest'anno metteremo a gara 8 milioni di euro della ricostruzione, 5 milioni della ricostruzione per 8 nuovi plessi, ma noi chiediamo per esempio un nuovo polo scolastico, e lo abbiamo già richiesto alla regione Abruzzo, per la città di Roseto degli Abruzzi, che è l'unica città della mia provincia in cui purtroppo da anni noi continuiamo a pagare degli affitti perché non abbiamo sedi. Questa è una cosa ovviamente che non sta né in cielo né in terra, perché questo è un grande spreco di denaro pubblico. È una grande occasione. Accanto a noi io chiedo l'ausilio non solo di tutto il mondo scolastico, di tutti i dirigenti scolastici, perché soltanto insieme io penso che noi riusciremo a migliorare davvero la scuola e avremo dato una risposta positiva in linea con quello che è l'intendimento del governo. Grazie. Grazie al presidente Renzo Di Sabatino. Adesso andiamo in provincia dell'Aquila con il presidente Antonio De Crescentis, che rappresenta una realtà composita e complessa come quella dell'Aquila, citata spesso anche per gli interventi sulla ricostruzione con il dottor Paolo Esposito. Sì, intanto saluto il mondo della scuola, in particolar modo, e poi saluto tutti quanti voi, saluto il mondo della scuola per un motivo banalissimo, perché se ognuno di noi ha potuto raggiungere quello che ha voluto raggiungere, ha potuto raggiungere nella vita, e anche e soprattutto grazie alla scuola, e quindi grazie a voi che consentirete alle nuove generazioni di fare un percorso utile per essere utili all'economia, ma soprattutto alla società del futuro. Quindi volevo approfittare di questa occasione, per me straordinaria, per dirvi grazie di cuore. La provincia dell'Aquila conta una specialità purtroppo in negativo, cioè un dramma che nel 2009 ha colpito, oltre che le altre province, in particolar modo la città dell'Aquila e tantissimi comuni della provincia. Porto la testimonianza di un sindaco, perché sono, oltre che presidente, anche sindaco di un comune della provincia, e quindi posso testimoniare però che da una tragedia questa regione, questa provincia, questo territorio ha saputo trovare anche un'opportunità, quella di cominciare a utilizzare importanti fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, cominciare a pensare, e per questo dico grazie ai sindaci di alcuni comuni che hanno creduto nei nuovi edifici scolastici, anche a creare nuovi edifici scolastici. Credo, per quello che riguarda la provincia dell'Aquila, come ente provinciale porto la testimonianza di 9 edifici adeguati sismicamente, però non voglio essere polemico, ma amo dire la verità, credo che quelle siano state occasioni anche perse.
In alcuni casi forse sarebbe stato molto più giusto investire quelle somme per realizzare nuovi edifici scolastici. Sono convinto che un nuovo edificio scolastico possa portare molti vantaggi al territorio, innanzitutto all'attività didattica, perché è scientificamente provato che un ambiente più accogliente, più funzionale, più colorato, più caldo, più fresco quando serve, può essere molto più utile ai ragazzi e a chi ci lavora. Sono convinto che abbiamo perso delle occasioni, ma sono anche molto soddisfatto del fatto che nella provincia dell'Aquila alcuni comuni hanno creduto nei poli nuovi, e qua vedo il sindaco di Raiano che saluto, c'è il sindaco di Pacentro che saluto, anche il comune di Pratola, che è il mio comune, ha creduto e sta lavorando ad un nuovo polo di 7 milioni di euro. Esiste il comune di Scoppito, ma se questo è avvenuto grazie alla presenza nel nostro territorio di una struttura importantissima, che è quella dell'ufficio speciale per la ricostruzione, che è sta a Fossa. La voglio segnalare in particolare al sottosegretario, perché credo, diretta dal dottor Esposito, qui vedo presenti Alessia Placidi e Alessia D'Annunzio, quelle persone che stanno dentro quegli uffici avevano una missione a parte, ma hanno voluto credere insieme ai sindaci, insieme alle amministrazioni, in un'importante missione, quella di dare a questi territori strutture al passo con il tempo, ma soprattutto strutture sicure, che siano moderne, ma che siano ripetute. Sicure. Io porto la testimonianza di un'amministrazione comunale, che lo dico al presidente Alfonso, che oggi sta vivendo una grandissima pressione per avere sul groppone scuole ancora purtroppo aperte, perché non possiamo mettere i bambini altrove. Abbiamo scuole aperte che non sono purtroppo sicure. Abbiamo lavorato, abbiamo ottenuto fondi, faremo un nuovo polo, ma oggi abbiamo una pressione importantissima e molto delicata. Io segnalo, e lo dico al governo qua presente, se fosse possibile trovare altri meccanismi che velocizzino ancora di più i sistemi degli appalti per le scuole, se esiste la possibilità di creare una normativa specifica nel codice degli appalti che quando si tratta di scuole non ci sono, ci siano meno possibilità di ricorsi, meno possibilità di perdere di tempo, perché questo fa perdere tempo non soltanto al sindaco e all'amministrazione, ma fa perdere tempo agli operatori e ai ragazzi che meriterebbero scuole nuove, anzi nuovissime. È un tema, quello della paura, che io riporto, che sul quale stiamo lavorando, per il quale voglio ringraziare tutti quelli che hanno creduto nei nuovi poli, e questo è quanto. Grazie. L'ultima cosa, finisco, e ha ragione, però chi se chiama di presidente di provincia a parlare di scuola, poi 3 minuti e poi e mezzo, 30 secondi ce li possiamo prendere, perché dalla mattina alla sera con i dirigenti. E l'ultima cosa, per quanto riguarda la scuola, noi siamo importanti per l'edilizia, ma non facciamo solo l'edilizia, ci piacerebbe molto che i presidenti di provincia, che le province, che i consigli provinciali, che le strutture della provincia possano diventare un grande ponte tra le scuole e i territori. C'è il progetto che io voglio applaudire al governo, per il progetto alternanza scuola-lavoro, è un progetto importantissimo che da una parte, come diceva Seneca, homines dum docentiscum, da una parte magari i ragazzi fa bene andare a vedere come funziona il lavoro, ma da una parte fa bene anche a chi ha un'impresa vedere che un ragazzo in gamba può essere utile all'azienda che ha. Noi possiamo farci da ponte su queste vicende, su questi progetti, crediamo molto in questo. Da ultimo, la lista della spesa. Noi avremo bisogno, caro Presidente D'Alfonso, di ristabilire un po' di serenità anche in altre parti della provincia dell'Aquila. I milioni da trovare sarebbero 180, però segnalo che, per esempio, e lo faccio senza tema di smentita, nella Valle Peligna abbiamo 3 importanti istituti, di cui uno storico, il liceo classico Ovidio di Sulmona, chiuso. Lì c'è una piccola vicenda che potreste risolvere in pochissimo tempo. Abbiamo altri 2 istituti importanti, quello di Ragioneria Geomica di Sulmona e quello che è una ferita al territorio di una valle che ha una grandissima vocazione agricola, un istituto agrario che dalla provincia chiuso e basta. Io vorrei tanto ricostruirne uno nuovo, e se qui il presidente D'Alfonso mi dà una mano, io sono molto felice. Grazie. Grazie al presidente Crescentis. Mario Pupillo, il presidente della provincia di Chieti. Grazie, dulcis in fundo. La provincia di Chieti è quella più disastrata, quindi mi hanno fatto chiudere. Ovviamente, siccome abbiamo venduto la prefettura, la questura e il tribunale all'Invimit, siamo riusciti a chiudere il buco di bilancio e quindi siamo in riequilibrio. Quindi, se mi vedete un po' che pendo da qualche parte, è per questo motivo. Quindi, siccome mi sono abituato a cercare i soldi, allora io sarò brevissimo in questo mio intervento dicendo quello che ci serve. Però avviso il sottosegretario Faraone che se stasera dobbiamo firmare qualche cosa, la cifra è molto importante, quindi lo so, se c'è un attimo di riflessione, se l'assegno, eccetera. Allora,
Sono stato a Riedenburg l'altro mese. Riedenburg è una cittadina di 5.000 abitanti in Germania, in Baviera, ed è gemellata con Lanciano per il Mastro Giurato. E quindi, oltre a bere 16 piccole birre, perché lì ti fanno bere, mi hanno fatto visitare un istituto scolastico appena inaugurato. 15 milioni di euro, un istituto bellissimo, c'era un teatro dentro, Marinette, teatro, c'era tutto, l'innovazione. Ogni classe aveva il computer, la videoproiezione, c'era un'aula, una struttura per produrre demo di tipo DVD o per fare registrazioni per i ragazzi che amano la musica. E allora la depressione della piccola birra, 16 piccole birre, si è unita alla depressione di dover constatare quello che gli altri fanno e che noi non facciamo. C'era una palestra che è come il mio palazzetto dello sport. Allora, l'unica cosa che mi ha salvato da questa valutazione, che ovviamente è deprimente, è che mio figlio è andato negli Stati Uniti e quando io andavo a parlare con i professori dovevo prendermi il Tavor la sera, facevo il liceo classico, è andato a studiare negli Stati Uniti, ha voluto fare ingegneria, ho detto madonna, questo chissà che combina, si è presa la laurea in 5 anni. E allora ho capito che noi abbiamo una cosa sola buona all'interno della scuola, è la formazione che i nostri insegnanti riescono a fare, i nostri preti, l'offerta didattica. E questa offerta didattica è quello che ha salvato la nostra scuola, perché io vi inviterei a vedere una nostra scuola dove in 30 metri quadri ci sono 25 ragazzi. Allora forse è il momento in cui noi dobbiamo fare un salto di qualità. E ringrazio il governo Renzi, ringrazio il nostro presidente che ha voluto riunirci, perché finisco, vi dico quello che ci serve. L'Aquila 180 milioni, no, cioè 100, ma non faccio come mio nonno dice, aumenta dopo può sempre calare. Quello hanno fatto i nostri dirigenti. Pescara 50 milioni, Teramo è stato veramente bravo, 20 milioni di euro, e la provincia di Chieti 87 milioni di euro che il mio amico Tamburrino, Antonio Tamburrino, vicepresidente, hanno fatto. Io aspetto di firmare, signor sottosegretario, sto qui fino a stasera a mezzanotte. Grazie. Un bel assegno da 87 milioni di euro. Antonio Tamburino, il vicepresidente, per un brevissimo intervento, perché sarò brevissimo perché dobbiamo dividere gli 8 minuti in due, il presidente e il vicepresidente. Io quindi non parlerò dell'edilizia scolastica provinciale perché l'ha fatto già il presidente, la lista della spesa già l'ha presentata. Mi permetto di parlare alla presenza dell'assessore, innanzitutto ringrazio per l'invito, ringrazio per questo incontro, ringrazio la presenza del governo e quindi il sottosegretario, benvenuto in Abruzzo, e ringrazio la numerosa platea che è attenta e che è qualificata. Io ho avuto modo di partecipare con l'assessore Marinella Sclocco ai tavoli di concertazione insieme ai presidenti e ai delegati delle 4 province. E al tavolo tecnico che lavora per il dimensionamento ogni anno, il dimensionamento scolastico, e lì noi abbiamo trovato molti problemi legati all'applicazione tecnica della normativa. Vede, quando si devono accorpare due istituti scolastici, e è una cosa importante, non si deve fare solo per raggiungere quel numero al di sotto del quale si è sottodimensionati. Dobbiamo capire dove va a finire quell'istituto comprensivo, dobbiamo capire dove si può fare e dove si può fare con meno danno. Io vi faccio un esempio: accorpare due istituti in una città e fare un unico istituto comprensivo, sicuramente una perdita, una dirigenza, una perdita di un ufficio, una cosa importante, però non creiamo poi tanti disagi. Accorpare obtorto collo solo perché in zona interna, e quindi mi rifaccio a ciò che ha detto il direttore scolastico e l'assessore, accorpare perché si è sotto la soglia dei 400, accorpare due istituti comprensivi che stanno distanti 40 chilometri,
significa creare disagio, significa allontanare la scuola dai nostri territori. Non è possibile, solo perché si deve raggiungere categoricamente quel numero, si deve raggiungere categoricamente, i 4 minuti ancora scappano, categoricamente quel numero. Non dobbiamo fare danni, perché se facciamo danni ai ragazzi, facciamo danni al nostro futuro. E quindi dobbiamo stare molto attenti, e mi rifaccio a ciò che noi stiamo operando nei nostri comuni. Abbiamo accorpato istituti comprensivi di 400 unità, di 300 unità per formarne uno, e non ci siamo preoccupati, però non ci si preoccupa delle distanze che noi creiamo dal punto di erogazione dei servizi. Stiamo accorpando i plessi per far tornare le classi all'ordinarietà, per evitare le pluriclassi, ma nello stesso tempo la Regione o il MIUR si deve fare carico della mobilità, di quello che significa poi portare i ragazzi da un paese a un altro, perché dobbiamo dare loro una scuola moderna, una scuola di eccellenza, ma non possiamo caricare tutto sopra i comuni, perché se i comuni devono sopperire a ciò che lo Stato deve dare, non è giusto, e non saremo nemmeno in grado. Per cui le nostre scelte che stiamo facendo potrebbero essere penalizzanti ancora di più e accelerare quel processo invece di ridurlo, che è il nostro obiettivo, quel processo di esodo delle nostre popolazioni che si spostano sempre più a valle. Grazie. Grazie ad Antonio Tamburino, chiedo scusa per l'interruzione, ma dobbiamo parlare proprio di un caso concreto in questo senso, quello portato dal sindaco di Lama dei Peligni Antonino Morosi, che riguarda la strategia del Basso Sangro, della quale si è già parlato, del Basso Sangro e del Trigno, sì, della quale si è già parlato. Sì, di grazie. Cosa si tratta? Ce lo può spiegare in sì, velocemente e in continuità con quello che diceva il vicepresidente della provincia di Chieti, che è sindaco di un piccolo comune. Io rappresento un gruppo di 33 comuni scelti dalla Regione per fare una sperimentazione. Io ringrazio la Regione, il Presidente, per questa importante iniziativa, e il Governo, perché questo Governo, insieme a quello precedente, ha finanziato e ha creduto in un progetto unico dalla nascita della Repubblica ad oggi, cioè cercare di risolvere il problema delle zone interne non abruzzesi, italiane. Noi abbiamo sempre conosciuto una questione meridionale in Italia, ma la vera questione che il nostro paese deve affrontare è quella della difficoltà di vivere in montagna, quindi della differenza tra monte e valle. Questo governo, pochi lo sanno, sta sperimentando una iniziativa che tende a evitare lo spopolamento delle zone interne. Questo serve per vivere meglio sulla costa, evitare fenomeni di congestione che anche in una regione con solo 1 milione di abitanti abbiamo, e per preservare la vita e la natura, gli eventi idrogeologici negativi che si verificano in montagna. Quindi noi siamo stati scelti, questi comuni, questi sindaci, per promuovere sperimentare un'iniziativa con il governo. Il governo però non ci chiede soltanto di presentare un elenco di progetti e di iniziative, ci chiede di verificare se questi soldi che si vogliono spendere nelle zone interne hanno un risultato, e quindi, oltre a individuare una linea economica di attività nelle zone interne, che noi abbiamo già individuato ovviamente nella promozione del turismo e dell'agroalimentare, delle risorse ambientali che abbiamo, soprattutto confrontarci con la possibilità di attivare e di far vivere le popolazioni con dei servizi. I servizi sono la sanità, la mobilità e la scuola. Per quanto riguarda la sanità, la Regione Abruzzo è all'avanguardia nazionale su questo progetto, Presidente, perché ha già messo mano a risolvere due problemi fondamentali, quello dell'emergenza-urgenza e quello di un controllo specifico delle fragilità nei territori. Nei nostri comuni sono stati già attivati dalla ASL degli elementi sperimentali. Quello che lei diceva, Presidente, in campagna elettorale non è solo una declamazione di campagna elettorale, cioè cercare di monitorare 1 milione di abitanti, che non è una cosa impossibile. Noi lo stiamo facendo nelle nostre zone interne. Per quanto riguarda questo tema, si abbina poi con quello
degli aspetti sociali, perché la sanità è anche sociale, come sa bene Marinella, e quindi diciamo stiamo viaggiando insieme su questo. Poi c'è il discorso dell'accorpamento delle funzioni dei comuni, delle unioni, delle fusioni. Su quest'area esiste una delle poche unioni realizzate in Abruzzo che realizza l'unione totale di tutti i servizi, è una strada su cui dobbiamo continuare a lavorare. E poi abbiamo il tema della mobilità, già toccato dal vicepresidente, che è fondamentale. Venendo alla scuola, noi sui nostri territori abbiamo fatto diversi incontri e spesso abbiamo avuto reazioni molto negative. Perché? Perché quando si parla di scuola spesso si ha memoria di quello che succedeva in passato, cioè che si vuole razionalizzare, si vogliono togliere risorse. È ovvio che questo è quello che appare ed è difficile far passare un messaggio nuovo che sta anche nella buona scuola, in cui invece si dice che anche nelle zone interne si può fare un organico potenziale, si deve, si può fare un tempo pieno sulla scuola, si deve, si può fare un collegamento diretto con le attività del territorio, perché se noi scegliamo di fare turismo nei nostri territori è ovvio che il corso di inglese non deve essere solo per i ragazzi ma a tempo pieno, ma anche per il barista, anche per l'operatore della cooperativa che fa servizi di accompagnamento. Se dobbiamo fare turismo dobbiamo far capire ai nostri ragazzi non solo la storia del Colosseo ma la storia di Juvano, la storia dei nostri territori, perché sono loro che devono vendere questo territorio e ricavare un'attività economica. I problemi ci sono, abbiamo classi con pochi elementi, abbiamo pluriclassi troppo spinte. Quello che devono fare i comuni è quello di ragionare insieme alle istituzioni anche scolastiche sull'accorpamento. Quello che deve fare la regione, si è già detto insieme a noi, è quello di accompagnare la mobilità, perché se noi facciamo delle fusioni, accorpiamo, bisogna che i ragazzi viaggino in sicurezza e quindi mezzi di trasporto. I comuni sono anni che non hanno risorse per comprare gli scuolabus, quindi questo è un discorso che dobbiamo fare con la regione anche a costo zero, perché noi abbiamo esaminato dove possiamo tagliare delle tratte che sono senza viaggiatori. E quindi questo è quello che diciamo, tra le tante cose le stiamo mettendo insieme queste idee con tutti i comuni e con gli istituti comprensivi. La preside Mirella Spinelli del nostro istituto comprensivo ha realizzato con la nostra struttura tecnica un documento che va in questo campo e che ovviamente si estende a tutti i territori. Abbiamo fatto un importante incontro con l'assessore alle zone interne, non è un caso che una provincia di Chieti anni fa, ma penso anche altre province, abbiano individuato un assessore alle zone interne. Il presidente D'Alfonso ha individuato un assessore alle zone interne perché crediamo in questo. E per quanto riguarda l'istituzione scolastica, noi già il 4, dottore, la invitiamo insieme all'assessore a raccordarci con noi per studiare questi elementi il 4 di febbraio. Il 5 abbiamo un altro focus con il Ministero per ragionare della salute. E per quanto riguarda l'edilizia scolastica, assessore Donato Di Matteo, va aggiornata quella delibera in cui meritoriamente già la Regione ha trovato dei fondi. Perché nelle nostre, noi abbiamo tre aree, una è quella dove l'emergenza di accorpare le classi è più forte, cioè abbiamo tutte pluriclassi, l'Alto Vastese, e abbiamo in questi circa 2 anni di lavoro ci sono 8 comuni che hanno sottoscritto un documento come indicato dal Presidente, cioè sono i sindaci che devono individuare dove andare a localizzare questo plesso. E quindi loro hanno individuato una localizzazione, quindi se abbiamo delle risorse come regione ovviamente canalizziamole su questo elemento qui che è meritorio, ed è un elemento per cui la regione Abruzzo con la strategia è diciamo all'avanguardia a livello nazionale, cioè non è che hanno chiamato soltanto diciamo quest'area è da promuovere all'interno del territorio regionale, è proprio quest'area che viene presa a riferimento per alcuni elementi tipo la sanità, tipo la scuola con la razionalizzazione individuata dai sindaci, viene presa a riferimento a livello nazionale. Grazie. Noi abbiamo bisogno della regione e del governo su questo. Grazie.
Grazie a Antonino Morosi, al sindaco di Lama dei Peligni. Rimaniamo in qualche maniera in tema. Invito Paolo Esposito, che è il commissario dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è stato citato spesso come esempio di attività per quanto riguarda l'innovazione e la sicurezza in campo scolastico. Prego Paolo, per pochi minuti comunque. Allora, brucio il tempo, vi ringrazio il Presidente, ringrazio gli assessori per l'invito. Signor Sottosegretario, questa struttura di cui lei parlo, e poi parliamo di scuola, è una struttura del governo, è nata col governo Monti, confermata da tutti i governi, anche dal governo Renzi, che infatti in stabilità ha chiesto una proroga per altri 3 anni. Vi parlo di governance sostenibile, approfitto della sua presenza per darle 2 numeri in generale di come funziona questo modello, che è un esperimento che si sta facendo per poi magari esportarlo, e poi magari facciamo un focus sulle scuole. Molto velocemente, questo è il modello organizzativo. Io mi scuso che non c'è la possibilità per lei di vederlo in diretta, ma c'è un ufficio centrale che è quello di Fossa, con 50 persone, metà del MIT, quindi sono del governo, a disposizione durante e quando finirà l'emergenza, e poi ci sono 72 ragazzi sparsi in 8 uffici territoriali che fanno le pratiche dell'istruzione privata. Qualche numero importante, guardi l'ultimo a sinistra, cratere e fuori cratere, avevamo al 6 aprile circa 26.000 abitazioni inagibili. Le posso dire che oggi nel cratere siamo a 4.000 tornate agibili, fuori cratere 1.100. Siamo a un 18% di qua, a un 30% fuori cratere. Previsione: il verde è il dato finanziario, l'azzurro è il dato tecnico. Chiuderemo l'ultima concessione contributo, ricostruzione case cittadini, circa nel 2023, questa è la proiezione attuale. Chiuderemo l'ultimo cantiere nel 2025, con il picco che è nei prossimi 5 anni. Il documento che ha fatto il governo lo scorso anno prevede il famoso 1 miliardo all'anno per 5 anni, quindi è tutto coerente. Quindi diciamo che oggi l'impegno di natura finanziaria, di natura programmatica, è coerente con la proiezione dei nostri piani. Ci soffermiamo un attimo sulle scuole. Intanto saluto l'ingegnere Alessia Placide, l'architetto Roberta Grasso, l'architetto Nadia Marcantonio e l'architetto Alessia D'Annunzio. È un team tutto al femminile che lavora all'interno di questa struttura, a metà sono dipendenti del Ministero in avvalimento, io dico in avvilimento perché li torturo, e l'altra metà da un concorso locale. Noi lavoriamo con i 56 comuni del cratere, con i 110 fuori cratere, saluto molti sindaci presenti, con i presidenti delle province, con Luciano, con la struttura regionale, molto con l'assessore Di Matteo. Lavoriamo perché cosa? Raccogliamo la programmazione, la validiamo, la mandiamo al governo, io dipendo politicamente, diciamo, dal sottosegretario all'economia, la Paola De Micheli, e funzionalmente, gerarchicamente, dalla struttura di missione prevista a luogo, la TP che fa anche Pompei e Taranto. Se validano le istruttorie vanno alla CIPE, la CIPE ci dà i soldi, li trasferisce a noi, noi acquisiamo i progetti dei signori sindaci e all'interno di un disciplinare che abbiamo definito, che è una buona pratica, lo abbiamo costruito 1 anno e mezzo fa con la Regione, confrontandoci con la Toscana e con altre opinioni pratiche, diamo i soldi, un 30% iniziale, man mano si dà avanzamento. A oggi le posso dare questi numeri, che sono quelli che vede, di 157 interventi previsti per un valore di oltre 140 milioni, e quest'estate ci hanno dato altri soldi per altre scuole. Abbiamo un 42 interventi in fase di programmazione, 46 in interventi in progettazione, 59 cantieri in affido attivi, cioè questi 140 milioni che in 1 anno e mezzo fa sono arrivati, per la metà sono già opere in corso, che è un indice molto elevato e che è la capacità che comuni e province, pur tra mille difficoltà, hanno dimostrato di saper fare progettazione. Divisi sulle 4 province, io volevo soffermarmi sul valore aggiunto che cerchiamo di dare. È evidente che il nostro compito principale è fare le istruttorie, dare soldi, rendicontare e monitorare, ma noi cerchiamo di dare quel valore aggiunto. Io ringrazio le persone che hanno speso buone parole per l'ufficio, io le spendo per le mie collaboratrici che lavorano senza orario, è una macchina pubblica molto particolare, 10 ore al giorno le invito a visitarle e le darò un dossier. In questo tempo siamo, io dico come di sempre, siamo 1 ora e 15 minuti da Largo Chigi, io quando vengo a Largo Chigi ci metto 1 ora e 15 minuti dal nostro ufficio.
Non solo sicurezza e sostenibilità e accessibilità, requisiti di legge, è evidente che il nostro primo obiettivo è la sicurezza, ma ultimamente, come ha detto anche il dottor Pellecchia, lavoriamo molto su temi legati all'innovazione. Infatti abbiamo fatto una sottoscrizione di un accordo con l'INDIRE, con l'ufficio scolastico regionale, sotto l'egida anche della struttura di Laura Garimberti, quindi della Presidenza del Consiglio, e stiamo già con esperimenti pilota. Cioè tu puoi fare delle belle scuole innovative, ma devi anche, puoi formare coloro che andranno all'interno di queste scuole, e ci rifacciamo a progetti che sono tipici della Mitteleuropa. Non solo, anche partecipazione e comunicazione, vedo il sindaco di Pacentro, ricostruzione partecipata, anche qui abbiamo preso dei modelli che sono molto in voga all'estero, coinvolgiamo dirigenti, istituti, studenti, parte politica attiva, in modo che nel momento in cui fai progettazione, fai una progettazione che viene dal basso. Ecco, io le manderò poi un prospetto, abbiamo degli episodi che sono delle vere e buone pratiche. Il messaggio che voglio dare, e chiudo di no, è che qui c'è una buona pratica che è nata in questo territorio e che è a disposizione del governo, perché comunque metà del personale a partire dal Ministero. Grazie. Grazie al dottor Esposito, grazie Paolo per la sua illustrazione puntuale. Adesso invito Mauro Latini, che rappresenta l'Ordine degli Architetti Abruzzo e Molise, poi Agrippino per quanto riguarda gli ingegneri, e concluderemo questa prima parte con il rettore D'Amico. Però devo dire che il presidente D'Alfonso è stato categorico, tre minuti non di più, al terzo minuto scatta. Si fa una condanna in tre minuti. In tre minuti noi facciamo un piccolo TG, tre minuti, quindi si può fare. Allora, sono tre minuti, saluto la comunità scolastica, saluto la comunità professionale, ringrazio l'opportunità data, e chiaramente questo riteniamo dovesse essere un argomento che meritava ben altro approfondimento, comunque cercherò di sintetizzare in tre minuti tutto quello che c'è da dire. Parto da quello che era il tema della sessione, le nuove sfide delle scuole innovative, e venivano esplicitate tutta una serie di temi. È chiaro che i temi esplicitati sono temi che afferiscono all'edilizia scolastica, e quindi anche qui il lessico ha una sua importanza, perché noi vogliamo parlare di scuole, perché quello che connota poi la scuola è il fatto che si configura uno spazio per l'apprendimento, cioè l'efficienza energetica la possiamo trovare in qualunque tipo di edificio, il riciclo, il riuso afferisco a ogni tipo di edificio. Quello che trasforma un edificio in scuola è che si configura uno spazio destinato a uno scopo, che è quello dell'apprendimento, e sappiamo molto bene quanto possa essere importante lo spazio per l'apprendimento. Sappiamo che il sottosegretario ha fatto un giro in Europa a vedere le scuole, una volta veniva in Italia perché le scuole Montessori erano un termine di riferimento a livello internazionale, così come lo sono Reggio Children a Reggio Emilia. Ecco, vorremmo che si ripristinasse un'alleanza, queste sono scuole del movimento moderno, l'architettura con il tema della scuola si è sempre misurata, e quando si è cambiato il termine, si è passati ad edilizia scolastica, il lessico qui ha una sua importanza, no? Si è dato più importanza ai componenti, ai metri quadrati, ai metri cubi, e non a quello che era lo scopo principale di un edificio. Abbiamo avuto architetti italiani importantissimi nella realizzazione di scuola, penso a Terragni con la scuola Sant'Elia, anche in quartieri di edilizia economica e popolare, straordinaria l'esperienza in A Casa del 1963, questa è la scuola Vaccaro a Piacenza, questa è l'esperienza bellissima a Ivrea dell'Olivetti, Figini e Pollini. Nel 1957 Gio Ponti cristallizza in due frasi quello che doveva essere il rapporto tra l'architettura e le scuole: amate l'architettura, esigete dagli architetti scuole e istituti bellissimi, civili, luminosi per i vostri figli. Dopodiché si è tornati indietro, e soltanto qualche anno fa, nel 2011, con questa pubblicazione dell'OCSE, quello che si occupa di rendimenti scolastici, si è accorti che la progettazione incide direttamente sul rendimento scolastico, cioè non è soltanto il metro quadrato, il metro cubo che stabilisce il numero di studenti, ma è la qualità della progettazione. Mentre gli altri paesi erano andati avanti, noi ci siamo burocratizzati su questi temi e abbiamo perso tempo. Questo che vedete è la copertina di un'iniziativa che abbiamo organizzato, perché stiamo sensibilizzando, Presidente, stiamo sensibilizzando la buona progettazione delle scuole,
è l'esempio di una scuola giapponese, strano, ma è una scuola montessoriana in Giappone, a Tokyo. Quindi il tema è come trasformare nella contemporaneità gli spazi d'apprendimento, che non sono più quelli della fase pre-industriale, nemmeno quelli della fase industriale, ma post-industriale. Sì, un attimo che chiudo, perché è importantissimo. La scuola, si è detto prima e lo ribadisco, ha anche una valenza di centro civico, è contenuta all'interno delle nuove linee guida per la scuola, quindi è importantissimo, soprattutto nelle realtà marginali, che queste diventino lievito per questa condizione. Chiudo con quelle che sono le cose che possiamo offrire e che chiediamo: che il progetto non sia considerato un ostacolo tra il finanziamento e l'opera, quindi dignità al progetto e remunerazione adeguata del progetto. Non è possibile pagare progetti 3.500 euro per progetti di milioni di euro. Poi altra cosa, che se no ci dobbiamo trasformare in polizia giudiziaria, non è bello, perché dobbiamo indagare, ci sono le leggi che regolano gli affidamenti professionali ed è giusto che si rispettino. L'altro aspetto è il concorso di progettazione. Perché è importante in questo caso il concorso di progettazione? Affidamenti trasparenti, meritocratici e democratici. Non solo, si ha bisogno di ricostituire un'alleanza tra il mondo della scuola, la pedagogia e l'architettura. Sono questi due ambiti, hanno viaggiato in maniera parallela senza incontrarsi. Non si può progettare una scuola senza che ci sia un dialogo tra questi mondi. Non è possibile. Perché non è possibile? Perché poi le scuole che vediamo all'estero rispondono a determinate caratteristiche, no? Abbiamo le scuole senza carta, le scuole senza mura. Quale modello pedagogico? Quale scuola per quale modello pedagogico? Vertecchi scriveva. Quindi io chiudo con quello che era l'appello di Gio Pomi: rivolgetevi all'architettura, perché l'architettura hanno un'inerzia diversa dalla tecnologia. Le tecnologie cambiano, scuola 2.0, scuola 3.0 cambia, le scuole rimangono e il liceo Masci è ancora in uno splesso del 1800. Grazie. Grazie all'architetto Latini. Adesso l'ingegner Valente Agrippino, coordinatore regionale degli ingegneri, poi Luciano D'Alfonso e le conclusioni con il sottosegretario. Intanto scaletta in tempo reale, ho detto quasi tutto di quello che volevo dire, quindi sarò ancora più breve di quello che volevo essere. Ringrazio la Presidenza per l'invito, perché ci dà l'opportunità di ribadire, come ha fatto l'architetto, l'importanza della progettazione, e su questo non mi trovo d'accordo con il Presidente della Provincia dell'Aquila quando dice di accorciare e di stringere i tempi per la progettazione e la realizzazione delle scuole. La scuola, con tutte queste innovazioni tecnologiche, con la domotica eccetera, con il risparmio energetico, è un involucro, come diceva l'architetto, che va pensato, che va progettato bene. La regione, secondo me, in questa ha una grande occasione. E di pochi giorni fa il Parlamento ha liquidato un provvedimento per indirizzo al governo per la nuova legge sui lavori pubblici. Ci sono dei contenuti innovativi in questa legge. Intanto l'uso di strumenti che consentono di intersecare, di verificare durante la progettazione ciò che succede se metto un impianto, se metto una trave, eccetera. La Regione potrebbe anticipare ciò che prevede questa legge per far sì che nei disciplinari si possano, ci siano queste strumentazioni che poi verranno utili agli enti quando dovranno fare le manutenzioni, perché tutti i presidenti qua si lamentano delle manutenzioni. Anche noi siamo favorevoli ai concorsi di progettazione, ai concorsi di progettazione che abbiano anche un momento di inchiesta pubblica, cioè la partecipazione del corpo docente, cioè la partecipazione del Presidente, mi sta scoraggiando. Volevo chiudere con una stilettata alle università, visto che qui ci sono dei rettori e c'è il sottosegretario al Ministero. Le università molto spesso invadono il campo della libera professione. Secondo noi non è un gioco leale, perché i professori già vengono pagati, perché le attrezzature che hanno sono della collettività, e quindi non è... Grazie, ingegnere.
Allora.